Sì, io credo che, come per Angela, nel senso che la mostruosità appartiene a tutti, probabilmente forse quella degli uomini si vede di più anche perché occupando ruoli sicuramente più importanti, quindi ancora con una grande differenza tra uomo e donna, chiaramente si nota di più, quindi certe cose le noti di più e sono anche più grandi, mostruosità più evidenti. Però insomma la bassezza è umana, quindi appartiene, ringraziando il cielo, a tutte e due. Non è razzista in questo, ecco. C'è da aggiungere anche che rispetto agli altri mostri, in questo film che abbiamo voluto fare, abbiamo voluto, vedo Silvia che mi fa, dillo, dillo, qua ci sono dei mostri donne dove negli altri mostri non c'erano le donne, perché a parte le nostre grandi protagoniste, Susi no, è stata mostruosizzata, però la signora Bendoni è un mostro, no, sì, una foglietta mostro. Siete, insomma, anche voi giovani siete dei bei mostri, e mostri donne ce n'è parecchie, eh? O no? Ce n'è. Beatrice. Sì, Poldoini, mi sembra di aver riconosciuto come ambientazione Roma e Milano, se non sbaglio. Questo perché, in Napoli forse anche, ma questo perché forse i mostri si annidano di più nelle grandi città? No, e da Milano c'è soltanto perché Bisio era occupato con il teatro a Milano e allora siamo dovuti andare a Milano a girare, se no Bisio non poteva fare il film. Sì, poi anzi, se era per me, adesso a parte sta battuta, volevo fare degli episodi ambientati un po' quasi in ogni regione italiana e poi questo non è stato possibile, però colgo l'occasione perché ho avuto tantissimo in questo film, non solo questo cast, che insomma tutti attori magnifici, la collaborazione di quattro scrittori bravi, anche quella Gioia, Silvia, Scola, fantastica, Tiberi, Ferrini e l'assente Scarpelli, Giacomo. Ma io volevo ringraziare anche perché non si sa mai, uno si deve rovinare un po', i produttori che sono tanti, che sono Angeletti, Pio Angeletti, grande amico, De Micheli, che non è presente, Maurizio Totti della Colorado, che vedete là, e saluto anche Simona Bonzachè che non c'è della Columbia Pictures, e ringrazio anche sì, ma non ho detto Pictures, non lo devo dire, e Paolo Ferrari che mi sta facendo dei cenni, non capisco, forse ho fatto qualche gaffe. È la Universal invece, Paolo Ferrari. Columbia, sì, ho detto. Ah, è la Warner, ah, Warner Bros. La Warner. Mi sembrava la Columbia, infatti. Sei mostri, se stai di produttore sei un mostro pure te. No, io l'ho ringraziato tutti i produttori. Ringraziati tu. Silvia, volevi Sì, dire, scusa, prego. volevo aggiungere una cosa per questi mostri donne, che siccome ho visto che diciamo, la derivazione dai vecchi mostri è sottolineata più di quanto in realtà noi non ci siamo adoperati per distanziarcene, quindi mi sembra che i giornalisti tendano a vederci molti più omaggi di quelli che non ci sono, che sono tre. E che poi magari possiamo elencare. E invece no, Silvia, volevo elencali dire subito, perché poi gli secondo omaggi? me sì, perché non tutti poi hanno rivisto in Ma non questi ci conviene, giorni. non vorrei. No, no, ma nessuno andrà a rivedere i mostri 1 e 2, dai, non c'è Vabbè. tempo. Allora no, uno è il Malconcio, che però devo correggere Claudio perché si intitolava First Aid, che era pronto soccorso, il primo, invece noi l'abbiamo chiamato il Malconcio, che come sordi chiama il Malconcio, vede, chiamo Malconcio, fa tutto, è lui che lo chiama Malconcio, quindi anzi ci eravamo sentiti distanziati un po' così. Poi un altro era proprio Abatantuono e Panariello, dove anche lì è drammaticissimo Panariello, che non è tanto la scoperta dell'omosessualità del figlio quanto il fatto che glielo facciano nel territorio suo del condominio, quindi diciamo il salto è questo. E quello addirittura si intitolava Hommage, che era l'omaggio all'episodio con Buzzanca e Tognazzi, in cui Tognazzi era a letto con la moglie Fedifraga di Buzzanca. Enrico, aiutami, ce n'è un terzo. Non ne abbiamo parlato prima di No, questo dicevo film. Enrico Ah, Oldolini, Enrico Dovini, scusami. appunto. Non se lo ricorda neanche lui. Ah, scusate, sì, e poi Unico Grande Amore, che era però solo, diciamo, l'omaggio in Forza Roma, il romano che ruba la carrozzella, perché in realtà quella era un'ispirazione da un racconto di Flannery O'Connor terribile, di un amante che ruba la protesi,
una gamba di legno ad una ragazza, quindi in realtà è solo nel finale che abbiamo fatto questo omaggio a Gassman che strillava Forza Roma, che era un borgataro. No, e allora volevo dire che sottolineavo che la differenza con i mostri e i nuovi mostri era nel fatto che finalmente le donne con la rivoluzione femminile sono arrivate a diventare mostri a tutti gli effetti anche loro, ad assurgere alla mostruosità maschile. Anche se, scusa Silvia, non voglio correggerti, ma è vero che nei mostri non c'erano donne, ma è vero che in quella cinematografia, voglio citare, bellissima di Visconti, la Magnani, se non era un mostro lei. No, dico, esistevano ruoli mostri nella storia. Nei mostri di scuola, Scarpelli, siccome tutti ci dicono appunto avete... No, in quel caso appunto, e poi appunto è un fatto solo sociologico, siamo andati avanti, una rivoluzione femminile c'è stata, purtroppo in peggio. Io ringrazio tutti, ringrazio ovviamente gli interpreti, gli scrittori, i produttori di questo film, e ringrazio voi, che la mostritudine sia con voi. Non...